I campionati internazionali a squadre di Speedway sono partiti dall'Onigo in provincia di Vicenza, culla storica di questa disciplina in Italia, con il team campione del 2008 a fare gli onori di casa. E complice una bella giornata di sole, le gare si sono svolte regolarmente, con un pubblico ansioso di rivedere in pista la propria squadra. Ma i leoni di Lonigo questa volta hanno deluso le aspettative del pubblico amico, chiudendo sul terzo gradino del podio. Ma vediamo com'è andata, iniziando dai vincitori di questa prova, ovvero la squadra del motoclub La Favorita di Sarego, composta dall'italiano Mattia Carpanese, autore di tre vittorie di manche e altrettanti piazzamenti, che ha portato a 12 il suo punteggio personale, un punto in più dell'italo argentino Emiliano Sanchez. Questo pilota ha ottenuto due primi e due secondi posti. Ma a far decollare la squadra vicentina di Sarego è stato il fuoriclasse ceco Mattiaj Kuc, che ha vinto 5 round su 6. E come volersi riscattare della mancata vittoria nella scorsa stagione, con un complessivo di 40 punti, con un grande distacco, il team della Favorita di Sarego ha vinto con ampio margine questa prima gara stagionale. E alle spalle del team La Favorita di Sarego è stata battaglia per il secondo posto tra i padroni di casa del motoclub Lonigo e il team ASM Abato di Badia Calavita, che si sono contesi fino agli spareggi il secondo posto. E ad avere la meglio in questa battaglia sono stati i piloti del team veronese Abato di Badia Calavita. Infatti la compagine di questa squadra ha avuto nell'italiano Marco Gregagnin il maggior portatore di punti personali, oltre che il vincitore dello spareggio decisivo che ha permesso di ottenere questo secondo posto. Con un bottino di 15 punti personali, Gregagnin è risultato il più forte anche del polacco Mariusz Frankow, sempre a punti in ogni manche, oltre che Jonathan Seren, che racimola però solamente 3 punti. E al termine, con 24 punti più 3 guadagnati nello spareggio, il team Abato chiude in seconda posizione. E si devono accontentare solamente di un terzo posto, perso proprio agli spareggi, i padroni di casa del motoclub Lonigo, che pagano i troppi errori commessi dall'italiano Guglielmo Franchetti, che ha racimolato alla fine solamente 2 punti. Migliore tra i leoni di Lonigo è stato così il ceco Tomacek, che con 3 vittorie e 3 piazzamenti ha portato a casa 14 punti personali. E bravo è stato anche Alessandro Milanese, che di punti ne ha guadagnati 8. Quindi a sommare le prestazioni dei tre piloti, con 24 punti finali e solamente 2 allo spareggio contro i 3 del team Abato, la squadra del motoclub Lonigo chiude al terzo posto. C'è da dire una cosa: la classifica di campionato si fa anche con i punti guadagnati gara per gara, quindi è chiaro che è un terzo posto, ma il distacco tra la squadra che li ha preceduti, quella del team Abato, è solamente di 1 punto. Quarta posizione di squadra per il friulano team Olimpia di Terenzano, che a dispetto dei tanti piazzamenti ottiene però una sola vittoria di manche con l'italiano Andrea Maida, che ha ottenuto un parziale personale di 6 punti in complessivo, un po' pochi, ma uno in più di Mattia Tadiello, altro fuori classe italiano, mentre il migliore dei tre è risultato lo sloveno Denis Stojs.
e al termine della gara, con 18 punti di squadra, il team Olimpia di Terenzano ha chiuso al quarto posto. E la quinta squadra è un'altra squadra di Lonigo. Infatti la vitalità di questo sport in quest'area d'Italia è veramente grande. Il team si chiama Team Titano e ha schierato Alessandro Novello, Conda, pilota sloveno, e Zambon. Zambon è risultato il migliore di squadra e con 8 punti personali, mentre lo sloveno Conda ne ha rimediati 5, mentre nulla di fatto invece per Alessandro Novello, pilota esordiente, a 0 di punti personali nel palmarès di giornata. E questo è quello che è successo in questa prima prova. Quindi vincitori, Motoclub La Favorita di Sarico con 40 punti, secondo classificati il team Abato con 24 punti, terzo classificato il team Lonigo con 24 punti pure, quarto posizione per il team Olimpia di Terenzano con 18 punti e quinta per il team Titano con 13 punti. E la classifica di campionato, logicamente essendo la prima prova, rispetta la classifica di gara, con un grande vantaggio a questo punto di 16 punti per il team La Favorita di Sarego, che parte con il piede giusto. E questo è tutto per la prima giornata degli Internazionali d'Italia Speedway a squadre. Campionato che è proseguito a Terenzano in provincia di Udine a fine maggio con la seconda prova. Ne parleremo nei prossimi servizi.